al Comune di Nocera Inferiore per ascoltare il dottore argentino di Multiservizi e l'assessore Scarfò. Raccolta differenziata che, ve lo ricordo, partirà a breve su tutto il territorio comunale con dei piccoli passi, dei piccoli step. E sentiamo proprio dai due, dall'assessore e dal presidente di Multiservizi, cosa succederà e quali sono le novità. Selezione pulita, trasparente, senza alcun dubbio, addirittura con riprese televisive, notaio, insomma, non volete lasciare nessuna perplessità o ombra su queste assunzioni. Ma noi lavoriamo in una città che è noto a tutti, soprattutto a voi, ha grandi problemi per quanto riguarda l'occupazione e quella giovanile in particolare. Come ho detto in conferenza stampa, noi abbiamo avuto più di 1.400 domande di giovani che sperano di poter essere selezionati per questa attività che, ripeto, è a tempo determinato e per soli 2 mesi. In rapporto a questa mole straordinaria, diciamo così, di domande che sono pervenute, abbiamo preferito, diciamo così, un metodo, quello del sorteggio, che abbiamo voluto fosse il più trasparente e il più limpido possibile. Noi lo faremo pubblicamente, lo faremo sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario, il notaio, sottoporremo tutte le operazioni di sorteggio alla ripresa televisiva, di modo che tutti possano constatare che, diciamo, questa operazione viene fatta in maniera assolutamente lineare e assolutamente limpida. Sì, polemica più che altro c'è stata su quelli che sarebbero stati sostenuti per avviare questa selezione. Lei ha voluto fare una precisazione. Ma io ho fastidio a dover correggere, diciamo, qualche cattiva dichiarazione. Noi abbiamo posto come base, come importo base di gara 195.000 euro, inferiore al tetto di legge che viene consentito per questa operazione. Quell'importo non deve tener conto dell'IVA, quindi non ci fa sforare rispetto ai tetti previsti dalla legge per queste operazioni di selezione. Abbiamo voluto, per non replicare ogni 2 mesi una gara, tenerci, diciamo così, larghi, nel senso che possiamo assumere più dei 10 se sarà necessario e per un tempo più ampio se sarà necessario. In ogni caso i lavoratori verranno retribuiti per 2 mesi, 10 lavoratori sulle basi delle tabelle contrattuali. Abbiamo stimato che questa operazione ci costerà intorno ai 30.000 euro, lira più o euro meno. Questo è tutto. Dopo i lavoratori, i primi 10, nell'eventualità che ce ne fosse bisogno, perché poi sì, la domanda che è stata fatta e posta, soprattutto quello che è circolata in rete, è stato questo: come si muoverà la Multiservizi dopo questi 2 mesi? Dopo questi 2 mesi verificheremo, diciamo, quali saranno le esigenze che matureranno sul campo, se proseguire con i lavoratori interinali. Ho anche detto in tempi non sospetti che siamo stati legittimamente accreditati in Regione Campania per utilizzare lo strumento di garanzia giovani, quindi avremo sicuramente, fermo restando i tempi, diciamo, della Regione Campania per confezionare gli elenchi, avremo una ventina di giovani sotto i 29 anni che potremo utilizzare a costo zero per Nocera Multiservizi per 6 mesi. Trascorso questo termine vedremo sul campo che cosa si determinerà. Assessore, si comincia anche con la differenziata in tutta la città? Sì, ed è un passo secondo me molto importante, in quanto è il segno di una civiltà di un paese. Per questo siamo fiduciosi che i cittadini comprendano l'importanza di questo passo e di questo ampliamento e si vada sempre più verso una differenziazione del rifiuto, perché quello che è necessario comprendere è che il rifiuto più è differenziato più ci costa meno. Partirà gradualmente anche nella terza area che ancora non è interessata dal porta a porta per essere più capillari? Certamente, è stata una decisione studiata e ponderata. Il rischio di partire nella terza area in un'unica fase avrebbe portato sicuramente a disservizi. E per questo abbiamo preferito, anche se un lasso di tempo molto breve, dare la possibilità alle persone di abituarsi prima in una zona per poi passare a una seconda e poi a una terza zona. Perché
per la distribuzione dei sacchetti metterete, insomma, allestirete dei gazebo per la distribuzione, mi pare di aver capito, con dei centri per strada, almeno in quattro punti, ma sarete coadiuvati anche da associazioni o farete tutto da soli come amministrazione? In questo momento abbiamo organizzato la distribuzione in quattro punti che verranno comunicati tramite un manifesto alla città e tramite una pubblicità. Abbiamo organizzato l'ufficio interno e l'aiuto della multiservizi che provvederà alla distribuzione delle buste, però in settimana io sicuramente mi vedrò con le associazioni e tenterò comunque di coinvolgerle in questa distribuzione e soprattutto nella informazione ai cittadini. Una delle novità è quella dell'isola ecologica itinerante. Sì, è una bella novità. L'isola ecologica itinerante penso che la vedrete molto presto, spero di riuscire a organizzare qualcosa addirittura in settimana, perché ci dà proprio la misura della raccolta differenziata. Si parla... ambientali, insomma, c'è già un elenco, mi pare di capire, bisognerà partire operativamente. Sì, c'è già un elenco per un corso che è stato fatto qualche tempo fa, qualche anno fa, stiamo cercando adesso di ritirarlo fuori, di verificare tutte le procedure necessarie per l'attivazione di questo servizio e per la stesura di un regolamento che anche questo dovrà essere redatto in tempi molto stretti. Si parla del sorteggio, perché lo fa Multiservizi e non Tempi Moderni e poi dà i candidati a Multiservizi? Perché noi siamo un'azienda pubblica e siamo ritenuti a rispettare tutti i problemi connessi all'evidenza pubblica, cioè alla comunicazione alle comunità e agli interessati di questo tipo di operazioni. Tempi Moderni invece è una società privata che offre lavoro interinale sulla base di suoi elenchi e sulla base della sua selezione. Non so se il ragionamento è chiaro. Quindi Tempi Moderni si è adeguata alle nostre esigenze di trasparenza e lavorerà non sui suoi file di dipendenti, ma sull'elenco che abbiamo costruito in rapporto all'avviso pubblico.